Buongiorno a tutti e bentornati a un nuovo video sul Milan femminile che domani affronterà la trasferta di Empoli. Però prima di parlarvi di questa partita voglio ricordarvi alcune cose importanti. Innanzitutto lasciate un like a questo video e iscrivetevi al nostro canale YouTube AC Milan Inside. Poi vi invito a seguire tutti i nostri canali social, quindi su Twitter, Twitch, Facebook e Instagram. E seguire il nostro sito internet www.acmilaninsight.com. Allora, ora partiamo col presentare questa partita di domani ad Empoli. Partita che, ovviamente, mancando poche giornate dalla fine e vedendo il Milan terzo in classifica a 5 punti di distacco dalla seconda, la Roma, secondo posto che ricordiamo ancora è l'ultimo posto disponibile per accedere alla Champions League femminile, si presenta da sola, quindi bisogna vincere assolutamente la gara con l'Empoli, ovviamente sperando in passi falsi della Roma in questo caso, anche se domani la Roma affronta in questa giornata l'Hellas Verona, ultimo in classifica e retrocessa già, quindi diciamo partita sulla carta semplice. Il Milan ad Empoli non è un campo facile. L'affronterà senza la squalificata Codina Panedas, visto che è stata espulsa nel finale della gara di Napoli per doppia ammonizione. Quindi la formazione dovrebbe essere presumibilmente la stessa della gara vinta contro la Fiorentina e senza Codina Panedas. Per fortuna rientra Martina Piamonte, quindi l'attaccante rossonero dopo un mese di assenza è rientrata nel finale a mezz'ora dalla fine della gara di sabato e domenica scorsa contro la Fiorentina, quindi è completamente a disposizione. Non ci sarà Jane, quindi perché è ancora infortunata. I recuperi di Fedele sta procedendo bene, Ioannou Saidt anche. Però difficilmente le vedremo entro la fine della stagione. Quindi la gara di domani sicuramente Mister Ganzi affronterà la squadra l'Empoli con la formazione tipo che ha schierato in queste ultime settimane, con ovviamente solo il recupero di Piamonte. Come dicevamo, i punti da recuperare sono 5, dalla seconda in classifica alla Roma. E ovviamente le partite che mancano sono poche. E quindi di giornata in giornata questo recupero si complica sempre di più. Però la squadra di Mr. Ganz non mollerà fino alla fine, come anche ha dichiarato lui stesso e come anche le giocatrici stesse nei vari post Instagram e nelle interviste post partita contro la Fiorentina hanno sempre dichiarato, quindi hanno fatto gruppo come sempre e quindi continueranno a lottare fino all'ultima giornata, fino a quando la matematica ovviamente permetterà il conseguimento di questo secondo posto. Difficile perché ovviamente abbiamo visto tutti la Roma di cosa è capace. La Roma è una squadra forte, l'abbiamo affrontata in casa loro 2 settimane fa, pareggiando 1-1, però diciamo ci hanno messo anche un pochino sotto, colpendo due pali e anche qualche parata di Giuliani, anche se eravamo passati in vantaggio con un gol di Thomas. Però purtroppo il Milan sta pagando quei passi falsi, diciamo, col Sassuolo, anche se il Sassuolo è una grande squadra, però il Sassuolo era rimasto in 10 dopo quasi 12 minuti di partita, quindi avendo a disposizione circa 80 minuti non siamo riusciti a segnare un gol, la partita che è finita 0-0. E quei 2 punti in più, visto che ne abbiamo conquistato solo uno, ci potevano fare comodo. Poi è arrivato il passo falso casalingo col Napoli, quindi quell'1-1 e altri punti persi e quindi che dire, cioè non stiamo giocando un grande calcio ultimamente, perché dalla partita con la Lazio vinta per 3-1 è stata vinta, eravamo passati in svantaggio. Poi Piemonte l'aveva recuperato nel pareggio, col pareggio e nel finale sono arrivati il 2-1 e il 3-1. Però non giocando questo grande calcio, infatti si è visto contro Sassuolo nella semifinale di Coppa Italia con la Juve dove abbiamo perso 6-1, anche se in quella partita abbiamo creato tante occasioni da gol, però se la palla non la metti dentro alla fine non si ricorda nessuno, cioè si ricordano solo che hai perso 6-1. Il pareggio casalingo col Napoli, il pareggio con la Roma,
partite che Roma a parte potevamo benissimo portare a casa con le vittorie. È arrivata la vittoria con la Fiorentina, anche lì non giocando un grande calcio, perché il primo tempo abbiamo chiuso 1-0, ma diciamo pochissime occasioni, poche emozioni. Alla fine il 2-0 è arrivato proprio a 3 minuti dal termine, dove ha chiuso la partita. Ora abbiamo questa gara contro l'Empoli da vincere assolutamente, sperando in passi falsi degli avversari davanti, in questo caso solo la Roma. E dire, non molliamo fino alla fine, ovviamente, quindi siamo con queste ragazze che stanno dando il massimo da inizio campionato, con tutti, ovviamente, ricordiamo, con tutti i problemi successi. Ricordiamo la finale del girone d'andata, dove ci sono stati dei casi all'interno dello spogliatoio, quindi le sconfitte con la Juve e con l'Inter, poi il mercato di riparazione che ha portato, diciamo, un cambiamento drastico nella squadra, perché con gli acquisti di Piemonte e Guagni, ovviamente Bergamaschi per fortuna è tornata nel suo ruolo e sta rendendo al meglio. Piemonte è tornata al gol, peccato per quell'infortunio che l'ha tolta dai campi di gioco per un mese. Non ricordiamo, ricordiamo anche tutti gli infortuni che abbiamo, perché questa squadra ultimamente, negli ultimi 2 mesi, non ha mai schierato la formazione tipo, perché abbiamo avuto un sacco di infortuni e tuttora abbiamo ancora giocatrici fuori. Quindi quello che stanno facendo queste ragazze, bisogna solo fargli un applauso. Ovviamente tutti quanti speriamo nel raggiungimento di questo secondo posto e quindi partecipare nuovamente alla Champions League, quella Champions League che nella scorsa stagione abbiamo raggiunto all'ultima giornata col pareggio di Sassuolo, però poi non siamo riusciti ad accedere alla fase a gironi, perché siamo stati eliminati nel girone di preliminare, partendo alla finale con le tedesche dell'Hoffenheim. Quindi lo meriterebbero queste ragazze che stanno dando tutto sul campo. Speriamo. Vedremo domani questa gara con l'Empoli, sperando in un passo falso della Roma, anche se sinceramente la vedo difficile, perché l'Hellas Verona, ultima in classifica con pochissimi punti, già retrocessa, quindi dovrebbe essere una partita semplice per la Roma. Però il pallone, come si dice, è rotondo, il calcio è strano, tutto può succedere. Io vi ringrazio per questo video, vi ricordo nuovamente di seguire il canale YouTube, di lasciare un like a questo video se vi è piaciuto, e di seguire tutti i canali social, da Instagram a Facebook a Twitch a Twitter, e di andare a seguire il nostro sito www.acmilaninside.com, dove sarete ogni giorno aggiornati su tutto quello che è il mondo Milan. Grazie a tutti, buona giornata e sempre Forza Milano!